La rete di Solana è stata interrotta e i validatori della rete stanno coordinando un riavvio. La rete principale di Solana ha subito un'interruzione che Coinbase ha descritto come l'ultima interruzione del killer di Ethereum. Sembra essere un flusso di interruzioni ricorrenti. L'ultima sospensione si è verificata il 1 maggio del 2022, quando la rete si è fermata per 7 ore prima di essere riavviata. Secondo quanto riferito, un'ondata di transazioni ha causato l'ultima interruzione. Uno sviluppatore o un programmatore di Solana ha approcciato il problema e ha scritto un tweet dicendo che le divisioni della chain si verificano quando due parti della rete calcolano uno stato diverso date le stesse transazioni e non si riesce a capire il perché questo avviene. Sono una classe di bug o errori nel codice di programmazione molto difficile da prevenire, anche con un'ampia copertura di test, e sono una cosa molto frequente in qualsiasi blockchain. Questo sviluppatore di Solana ha suggerito che per prevenire questi bug, l'implementazione di più nodi potrebbe essere una soluzione per risolvere questo problema. Inoltre, questo sviluppatore ha detto che questo riavvio è solo una soluzione di emergenza a questi bug e non è una soluzione definitiva alla causa principale. Il team di Solana ha scritto che gli ingegneri stanno lavorando su una nuova versione, anche se le transazioni verranno temporaneamente sospese fino al rilascio della patch. Il team garantisce inoltre che lo stato della rete e i fondi sono al sicuro. I problemi di congestione della rete di Solana dovevano essere risolti da uno dei recenti aggiornamenti dopo l'interruzione dei mesi precedenti. Invece, dopo l'aggiornamento, i problemi della rete di Solana sono peggiorati. Il team di Solana ha bisogno di scavare più a fondo per trovare una soluzione permanente invece di queste soluzioni temporanee per affrontare queste interruzioni ricorrenti. Durante questa interruzione, anche l'interesse per gli NFT di Solana è crollato e secondo i dati di CryptoSlam, le vendite complessive degli NFT su Solana sono diminuite del 61%. Degenerate Ape Academy, la raccolta NFT simile a Bored Ape Yacht Club su Solana, ha mostrato un calo dell'interesse degli utenti, con un volume degli scambi o di compravendita nelle 24 ore di un calo di 43% secondo i dati di OpenSea. La piattaforma di sviluppo Web3 e provider di infrastrutture Alchemy supporterà le applicazioni create da Solana, nonostante la blockchain si sia fermata molteplici volte nel 2022. Questa sospensione non sembra essere stato un problema per Alchemy e la piattaforma dà la possibilità agli sviluppatori di utilizzare il software e l'infrastruttura nelle applicazioni costruite su Solana. Questo progetto ha un valore di circa 10 miliardi e la società è il creatore di API Web3, chiamata anche Alchemy Supernode, una suite di sviluppo utilizzata per il monitoraggio e il debugging, cioè trovare malfunzioni, chiamata Alchemy Build. Questo software si è dimostrato molto utile nel passato durante il monitoraggio e la scalabilità di alcune delle migliori partnership dell'azienda e hanno aiutato le performance di alcune piattaforme come OpenSea e il protocollo di liquidità Aave. Solana non sta morendo, ma sta incontrando delle difficoltà durante questo percorso nel creare la migliore blockchain layer 1 nel settore. Ed è normale che ci siano o si presentino questi problemi, anche perché è una tecnologia nuova e stanno cercando di creare nuovi prodotti. Solana ha un team solido di programmatori ed è al secondo o al terzo posto per quanto riguarda a fondi per lo sviluppo del progetto. Inoltre ha ottime partnership a livello istituzionale, quindi non lasciatevi ingannare da questi piccoli ostacoli, perché il percorso è ancora molto lungo. Link nella descrizione per il corso crypto e chat Discord tramite Patreon. Link nella descrizione per i migliori exchange dove comprare criptovalute in un modo sicuro. Mi raccomando, ragazzi, utilizzate quei link. Grazie per aver guardato questo video. Mettete un like, lasciate un commento. E niente, se volete avere più informazioni sul mondo crypto, potete certamente guardare questo video. Vi aiuterà moltissimo nel vostro percorso alla conoscenza di questo settore. Parli, parli, fra non dici niente. Sono negro, no, non dai in quel. Da 10 anni fra sogniamo il calcio. Mo' voglio distruggere ogni pacco. Tu parli di quartiere di fumo. Zona non ti vede nessuno. Scena sembra Italia 1, yeah.